L'argomento principe sono le province. Qual è la sua opinione in questo momento così di chiaroscuro? Non si capisce bene dove si vuole arrivare. Beh, detto da me potrebbe sembrare poco credibile quello che dico perché mi rendo conto che sono personalmente interessata, però io provo in realtà un profondo dolore, una profonda amarezza perché credo che sulla che sulle province semplicemente la politica in maniera trasversale, e non ritengo Monti colpevole di questo, sia chiaro, ma la politica in maniera trasversale abbia fatto un gioco sporco. Hanno fatto sì che le province diventassero il luogo dove si scarica tutto il sentimento dell'antipolitica degli italiani. Sulle province si scarica la responsabilità di tutta la casta. Credo che questo, io vorrei che i cittadini lo comprendano, al di là di quello che sarà poi il percorso che porterà alla trasformazione, alla chiusura, vorrei che fosse chiaro ai cittadini che il costo della politica non è quello delle province. Credo che si parla di un commissario in queste ore. Io non vorrei che finisse che arriva un commissario che guadagna tanto quanto guadagna il presidente e tutti gli assessori insieme. Siccome i redditi degli assessori provinciali sono pubblici come quelli del presidente, io guadagno 2.000 euro netti al mese per 12 mensilità. E questo credo che i cittadini lo debbano sapere. Il mio presidente guadagna poco più di me, gli altri assessori quanto guadagno io. Guadagniamo molto meno della classe dei dirigenti della provincia e degli enti locali, guadagniamo molto meno dei consiglieri regionali, degli onorevoli, dei senatori. Quindi buttare sulla provincia tutto il sentimento di risoluzione dei problemi della casta credo che sia un'altra maniera di prendere in giro gli italiani e questo non è accettabile. Che poi fosse necessaria una ristrutturazione delle funzioni delle province, io ho sempre detto che probabilmente, parlo dei miei assessorati, probabilmente dei miei assessorati, forse la cultura poteva non essere più, ma la formazione professionale, io faccio fatica a pensare di chi si possa occupare di formazione se non la provincia, perché darla ai comuni. Siccome è indispensabile sulla formazione fare reti, mettere insieme, credo che ci sia bisogno di un ente superiore di coordinamento e la regione è troppo lontana. Io faccio un esempio: la giunta precedente regionale precedente, dove era assessore Massimiliano Costa alla formazione professionale, fecero dei bandi diretti della regione sul sistema della disabilità. A questi bandi risposero moltissime associazioni, anche del nostro territorio, che a vario titolo, in maniera più o meno autorevole, si occupano di disabilità. Quando l'assessore regionale si vide arrivare sul tavolo tantissime richieste di finanziamento, di risposta al bando, capì che lui, la realtà è che non conosceva nessuna di queste e non sapeva cosa facevano. E non conosceva quanto fossero credibili nel fare il loro lavoro e quindi ritirò quel bando, attribuì quei soldi alle province. A noi sul territorio a quel punto arrivarono 328.000 euro che noi, facendo una rete di tutte le associazioni del territorio, insieme ai distretti sociosanitari, insieme al SERT, insieme al carcere, insieme all'UEPE, abbiamo messo a disposizione del territorio. Abbiamo fatto un progetto che abbiamo chiamato Si può fare, dall'omonimo film, e attualmente ci sono dei ragazzi, che sono delle persone che sono in cura al SERT, che hanno fatto questo progetto e andranno, credo che siano 14 persone che vanno tutte a lavorare. Abbiamo fatto un progetto formativo. Io credo che anche la regione è troppo lontana, non pur essendo noi una regione piccola, per sapere cosa succede sul territorio. Questo riguarda la formazione, ma poi parlo delle strade e parlo di tante altre cose. Credo davvero che sulle province si stia consumando quello che spesso succede in Italia. Si nasconde la polvere sotto il tappeto. E questo naturalmente
fa dispiacere a me, ma non perché faccio l'assessore, mi fa dispiacere a me perché sono persona che si occupa di politica e quindi vorrei che la politica avesse uno sguardo più lungo, che guardasse più lontano. Dico che tutte le volte che si rinuncia a un organo elettivo, si rinuncia a una fetta di democrazia, dico che pensare di fare eleggere nell'ente provincia per quello come diventerà 10 consiglieri nominati dai consigli comunali mi spaventa terribilmente, perché dentro alle nomine ci si infilano le dinamiche della politica e le dinamiche della politica poi portano ai fatti conosciuti, per esempio, che sono successi sul parco di Monte Marcello Magra. Questo porta con sé i nominati. Dico che non bisogna mai rinunciare ora, che poi debba essere ridotto il numero, non tanto dei consiglieri, perché il consiglio provinciale ridotto a 10 consiglieri vuol dire che non è rappresentativo di tutte le realtà, mentre invece serio sarebbe la diminuzione del numero degli assessori. Questo sì che sarebbe stata una cosa seria. Un ridisegno delle deleghe, delle funzioni degli enti locali, dei comuni, della provincia, perché non ci siano doppiature di ruoli, rispetto anche a altre istituzioni come possono essere le prefetture. Sicuramente c'è uno spazio di ridisegno dell'apparato amministrativo dello Stato italiano. La soppressione delle province, io trovo che sia davvero una cosa che ho paura che provochi dei grossi dissesti nei territori. Ho paura proprio di questo, al di là delle vicende personali di ognuno di noi che dentro ci ha lavorato, io credo che ho paura per i cittadini. Mi rendo conto che detto da un assessore provinciale può risultare poco credibile. Io però lo dico veramente con profonda buona fede quello che dico, al di là di quello che sarà domani, ecco, però penso davvero che possa essere, pericoloso per i cittadini questa cosa qua. Una provincia che opera in un territorio distrutto dall'alluvione, con migliaia di problemi, strade inagibili, quindi bisogno di finanziamento, ma anche di coordinamento e di non bloccare l'attività. Quindi un commissariamento comunque rallenterà la situazione. Non pensa che sarebbe meglio, come dire, portare a termine le situazioni esistenti ad oggi? Sì, il commissariamento lo ritengo anch'io che sia un fatto grave, però non lo giudico perché può anche esserci qualche norma che impedisce il fatto che possa esserci una proroga dell'uscente. Quindi da questo punto di vista attendo di vedere quali siano appunto i dettati della norma inserita nella finanziaria. Detto questo, credo che questo territorio abbia un problema enorme, che è quello della ricostruzione, di cui si sta occupando peraltro la Regione, anche i singoli comuni, però credo che la provincia abbia, anche nella figura del Presidente Fiasella, che ha delle competenze specifiche rispetto a queste cose, perda davvero un assist importante nella collaborazione con la provincia. Il presidente Fiasella, per esempio, ha sostenuto da subito che l'aumento delle accise sul territorio nazionale doveva servire alla ricostruzione di queste zone alluvionate. Ora noi sappiamo che l'aumento delle accise ci sono, c'è, speriamo che una parte sia destinata alla ricostruzione, perché con le risorse solo della Regione Liguria e oppure dei singoli comuni è chiaro che noi non riusciamo né a rimettere le strade, a riapertura delle strade per garantire che anche le piccole frazioni possano essere raggiunte, non possiamo fare tutto quel lavoro che peraltro viene denunciato come una priorità per il sistema paese,
perché l'investimento per la protezione nell'idrogeologico, insomma, ormai queste alluvioni che stanno avvenendo, che hanno pure caratteristiche diverse rispetto alla Val di Magra o la Lunigiana rispetto a quelle delle Cinque Terre, è chiaro che sono frutto sì di una cementificazione per certe zone un po' selvaggia, ma per altre invece di un'incuria del bosco, dei campi. È chiaro che bisogna fare degli investimenti in questo genere, e quindi noi davvero ci auguriamo, e mi pare che il mio presidente sia già intervenuto su questo campo, ci auguriamo che una parte della maggiorazione del prezzo della benzina che sta andando sulle spalle dei cittadini italiani sia destinato poi alla risoluzione dei problemi delle zone alluvionate, della Liguria, della Liguria, della Toscana e anche insomma della Liguria allo specifico, le Cinque Terre, Genova, ma anche la Val di Vara. Questo è un grande tema, non possiamo essere abbandonati da questo punto di vista, non ce la possiamo, anche se la provincia ci fosse, non ha abbastanza risorse, ma neanche la regione Liguria ha abbastanza risorse per farsi carico della ricostruzione. È chiaro che deve intervenire lo Stato nazionale. Io sono convinta che delle buone politiche di bilancio, anche nel campo nazionale, possano davvero poi riuscire a dare una svolta a questo paese. Ora è chiaro che dobbiamo tirarci fuori dalla crisi. Io sono contenta complessivamente del governo Monti, credo che non abbia chi ha potuto immaginare che il governo Monti fosse una specie di mago Merlino che con una bacchetta magica risolvesse i problemi insoluti di questo paese, credo che peccasse di ingenuità. Il governo Monti aveva due compiti, autorevoli giornalisti come Eugenio Scalfari l'hanno detto su Repubblica, aveva due compiti, quello di liberarci da Berlusconi e l'altro di quello di tirare fuori il paese da una crisi che ci poteva fare rischiare il default. Ora tutto il resto spero che poi, passati questi problemi, si riesca a pensare a delle politiche eque, perché davvero la gente non ce la fa più e di questo mi rendo conto.